Allora, consigliere Felice, lo commentiamo questo bilancio della giunta Cassì? Sì, un bilancio che sicuramente nonostante i continui attacchi da parte dell'assessore e comunque della maggioranza di ritardi, un bilancio che anche nelle mani di Cassì già subito dopo l'insediamento poteva essere manovrato, si poteva intervenire tranquillamente. Non ce l'ha insegnato nessuno che dobbiamo andare a farci un mese di vacanze ad agosto. Quindi sicuramente un bilancio che fino a giugno già era stato tutto pianificato con le opere che andranno ora via via, le opere pubbliche che andranno a realizzarsi, voglio pensare alla pista di pattinaggio, voglio pensare al campo di Marina, voglio pensare alla Casa delle Associazioni, tutte opere comunque già finanziate nel nostro documento e che però era anche giusto lasciare all'amministrazione che si fosse insediata la possibilità di poter intervenire per dare un'impronta propria a quelle che erano le rimanenti mensilità dell'anno in corso. Questo è il nostro punto di vista. Poi per quanto riguarda alcuni aspetti di questo bilancio abbiamo sicuramente rilevato delle criticità, abbiamo presentato una pregiudiziale in aula rispetto al mancato rispetto del regolamento per quanto riguarda la tassa di soggiorno. È stato interpretato, violato secondo noi il regolamento che prevede un importo del 25% a favore delle attività ricettive. Per questo voglio pensare agli alberghi, non altre strutture, perché mi pare che c'è confusione sul discorso delle strutture che beneficiarie, che sono quelle che versano la tassa di soggiorno, le quali praticamente dovrebbero beneficiare del 25% dell'importo della tassa per investimenti previsti in un apposito articolo, che è l'articolo 11, il comma 3 nello specifico, che come stabilito, come sancito in un regolamento sottoscritto dall'osservatorio, entro il 28 febbraio di ogni anno prevede quella cifra. Questo non è stato rispettato e ancorché è stato modificato un regolamento senza che l'osservatorio venisse convocato, ancorché assente ancora l'osservatorio, e quindi vige l'ultimo regolamento che è stato emanato ed è quello al 28 febbraio 2018. Altre cose che giustamente abbiamo da dire su questo bilancio, c'era stata chiesta collaborazione, c'era stato chiesto di non presentare molti emendamenti, di essere collaborativi affinché potessimo sbrigarci in tempi brevi per quanto riguardava l'approvazione del bilancio così da non essere commissariati. Pensiamo di essere state come dire, corrette e non abbiamo presentato uno sciame di emendamenti, ma solo quelli che ritenevamo essere opportuni e che erano corrispondenti alle aspettative del nostro programma, ma poi nella fattispecie anche quelli che avevano copertura, anche quelli che avevano esito favorevole da parte degli uffici e da parte dei revisori, praticamente non sono state approvate, quindi non sono passate. Quindi c'è stata questa mancanza di rispetto vogliamo chiamarli accordi? Ma allora a che gioco giochiamo? Doveva esserci collaborazione per le commissioni e non c'è stata. Mancanza di rispetto per quanto riguarda il regolamento è stato disatteso in più parti. Diciamo che gli accordi, anche se verbali, vengono messi sotto il tappeto e allora automaticamente non ci sentiamo assolutamente rispettati da questa amministrazione. Poi voglio dire anche un'altra cosa, abbiamo sentito che l'assessore presenterà il prossimo bilancio 2019 entro il 31 dicembre. Questo per noi, come dire, sarà un punto di approdo, un punto di arrivo importante e quindi aspettiamo con piacere questa data, dove vedremo come saprà incidere, finita l'era Grillina, finita l'era dell'amministrazione Piccitto, come saprà incidere l'amministrazione Cassì, sulla città di Ragusa. Noi saremo vigili, ripeto, su tutte le opere pubbliche che ora andranno ad essere, completate e che erano, di nostra emanazione, di emanazione Movimento 5 Stelle. Per il resto stiamo qui e guardiamo. L'assessore Salamone ha detto che si è dovuto far fronte al deficit di 2 milioni di euro, che è uno squilibrio, Squilibrio, non lo chiamerei deficit. che no, ha inciso sulle scelte operate dall'amministrazione, che comunque è uno squilibrio che si eredita,
dall'amministrazione PC. Beh, in ogni caso era uno squilibrio di previsione. E come sarà lo squilibrio in previsione per l'anno prossimo, per il 2019, come ci sarà uno squilibrio per il 2020? Perché ogni bilancio di previsione viene progettato, viene programmato in via prudenziale con delle cifre giustamente inferiori rispetto a quelle che realmente poi si possono spendere. Perché voglio fare solamente un esempio. Se quest'anno è vero che la tassa di soggiorno è stata 5,5 milioni, non possiamo già pensare che l'anno prossimo sarà di nuovo 5,5 milioni. In via prudenziale io voglio sperare che l'assessore la stia considerando qualcosa in meno, perché se non arrivassero, se il valore del dollaro, se il barile viene quotato in maniera inferiore, queste cifre potrebbero essere sensibilmente inferiori. E allora a quel punto che cosa faremmo? Quindi anche la vecchia amministrazione aveva in via prudenziale progettato un bilancio, un documento unico, un documento di previsione, sicuramente con qualche cifra inferiore, ma ripeto, sempre un qualche cosa su cui si poteva tranquillamente intervenire, visto che questa amministrazione si è insediata a giugno, lasciando perdere giugno, magari luglio, già in 5 mesi avrebbe potuto modificarlo e agire come meglio riteneva opportuno e non secondo noi come hanno ritenuto opportuno fare. Ripeto, aver toccato la tassa di soggiorno, aver toccato il castello di Donna Fugata, cioè il ticket del castello di Donna Fugata, oggi è stato modificato anche lì l'uso, perché viene definita una cifra discrezionale a carico dell'amministrazione, che può decidere quanto utilizzare di quel ticket, di quell'importo, per spendere sia per stipendi che per opere ordinarie e di straordinaria manutenzione. Mentre invece noi avevamo fissato un tetto dell'80%. Quindi ci dobbiamo muovere all'interno dei regolamenti, ci dobbiamo muovere all'interno di cifre che siano già ben definite, perché definire una cifra importante, ecco, non mi veniva, ora ho ricordato così che hanno messo nel nuovo paragrafo, destinare una cifra importante per le opere straordinarie, ma importante cos'è? Ma per me importante sono 5.000 euro, magari per qualcun altro importante sono 100.000 euro, per qualcuno è importante possono essere anche 1.000 euro con i quali non si arriva a fine mese.